Io non so se a voi sia mai successa la stessa cosa che è successa a me 30 anni or sono esatti, l'11/3/1987. Sono 1958 giorni, uguali a 11.000 meno 42. Il che indica un 42 presente in 11.000 che si sposta interamente per 30 anni corrispondenti a 10.958 giorni. Io posi una domanda al Signore. Gli dissi: Signore, cosa faccio? Ebbene, udì la risposta. Essa veniva fuori dal mio corpo. Io la udii come una voce esterna, potente, sicura, autorevole, che mi diceva queste sette lettere. Aspetta. Così autorevole che io, avuta la risposta a quello che gli avevo chiesto, decisi di aspettare. Quanto? Che cosa avrei dovuto aspettare? Qualcosa di relativo, di connesso all'argomento. Esso era un bisogno totale di denaro perché amici mi avevano aiutato mentre gestivo la mia azienda, rassicurati dalle mie promesse che non li avrebbero persi. Non vollero da me altre assicurazioni. Io feci quella promessa sapendo che in ogni modo l'avrei rispettata, perché se non ce l'avessi fatta, piuttosto sarei diventato uno che finge un infortunio, truffa le assicurazioni e riceve in cambio di una menomazione nel proprio corpo il denaro a sufficiente. Sufficienza per non lasciarli delusi. Su questa mia certezza io ponevo la mia risposta ai miei amici. Non li perderete. Ma per come erano le cose in questa data, sembrava impossibile che io potessi mantenere fede alla mia promessa. L'assicurazione sarebbe scaduta da lì a pochi giorni. Non avrei più avuto nemmeno il denaro per rinnovarla. Era arrivato il momento di tenere fede a quello che dentro di me avevo deciso quando avevo dato ai miei amici la garanzia che essi non avrebbero perso il loro denaro. Sul punto di eseguire questo misfatto, chiesi a Dio: Signore, cosa faccio? E Dio mi rispose:
aspetta con una voce così autorevole, così rassicurante, che io rinunciai a quella cosa terribile che avevo disperatamente messo in piedi nel tentativo di tenere fede alle mie promesse. L'aspetta, connesso con la mia esigenza di non mandare delusi costoro che avevano avuto fiducia in me, soprattutto perché ero cristiano, certamente riguarda l'aspetto economico. Io sarò messo in condizione di far fronte ai miei impegni non attraverso un'opera di quel tipo che io avevo macchinato, di quel tipo terribile, di cui il Signore nei giorni scorsi mi ha dato una certa qual visione, quando mi ha fatto graffiare da un gatto che, lacerandomi la pelle, ha prodotto la fuoriuscita da due dita appena tagliate, una quantità di sangue e cosa sarebbe successo alle mie mani con delle dita amputate? Il Signore mi ha fatto rabbrividire davanti a quella memoria così prodottami attraverso l'opera di questo gatto. È accaduto il 6 di questo mese. Insomma, io lo pongo davanti ai vostri occhi. 30 anni sono un periodo intero che è giusto giusto per un Dio che opera nel nostro mondo con il ciclo 10. Sono i 3 10 necessari per determinare ciò che esiste in principio, un volume 1000. La data 11.3 corrisponde a quel 113 che per 3 volte esiste nel mio nome. Romano Amodeo è 66 più 47, 113, Torquato, il mio quinto nome, è da solo 113, e l'acronimo, che normalmente è fatto con la prima lettera di ogni nome, trattandosi in me di una presenza dualistica, riguarda le prime 2 cifre dei miei 6 nomi. Esse sono Ro, An, An, Pa, To, Am, per Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo. E il loro totale è per la terza volta 113. L'anno 87 trascende il mio secondo nome, Antonio, che vale 78, e valendo 78 vale quanto la Trinità di un Dio uguale 26, secondo la cabala italiana del termine Dio e secondo quella ebraica del tetragramma di Yahweh. 26 più 26 più 26 uguale 87, il quale 87 messo in confronto al 100, perché nei numeri esistono sempre e solo i valori pieni. Tutte le volte
che si vede un valore che pieno non è perché la quantità mancante si è posta a denominatore. Quindi 87 è rispetto a 100 la mancanza di 13. E 13 è proprio la presenza una di quella completezza dell'anno che di un creatore che crea in 7 giorni, ossia in settimane, crea un anno in modo uno e trino poggiandosi sul 13. 13 più 39 e il totale è 52, le 52 settimane dell'anno. Il valore in giorni pone quel 42 come tutte le cifre del mio nome. Esse sono 36 disaggregate sulle lettere di Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amadeo, che nel valore medio di 36, perché ogni nome ha diversità di lunghezza in cifre, nel valore medio di 36 cifre divise per 6 parole è esattamente 6. Il valore medio del mio nome ha 6 lettere come media per ogni parola. Unito il sabato di Dio, la settima lettera vuota dopo ogni parola nel suo valore medio, il totale del mio nome è 42. 11.000 è il tempo del mio nome, il primo, che essendo romano, uguale 66, è un numero che si imposta sul 6. E dividendo 66 per il numero su cui si imposta il 66, 66 diviso 6 è 11. Dunque 11, quando si esprime nel valore 1000, si esprime in principio. Quindi esiste in principio nel tempo unitario di Romano il valore intero in cifre di tutto il nome di Romano che vi si muove dentro. Questi sono i dati salienti dal tempo trascorso, da quella promessa aspetta al giorno di oggi. Cosa dunque debbo aspettare oggi, amici, secondo voi? Nel tentativo di capire di più da questa parola, io ne studio il valore numerico. La A vale 1, la S 17, la P 14, la E 5, le due T valgono 18 ciascuno e la A vale 1. Il totale è 74. 74 trascende il cognome Amodeo, che è 47, ma è un nome trascendente che, come vi ho detto prima, è ricavato da 100, perché quello che manca si è posto a denominatore del numeratore che si vede, e quello che manca è il 26, che sommato al 74 lo rende 100. Indica la presenza di un 100 in cui si è posto un 26 uguale Dio in principio, a fondamento, a denominatore, tanto che tutto il percorso compiuto è 74. Quindi questa parola rivela
il compimento di tutto il percorso di Dio. Ora io vi mostro il potenziale del giorno di oggi, 11.3.87. Il potenziale è dato dalla data così combinata, 2017, unità nell'anno, virgola, 03 è il mese, 11 è il giorno. Questo numero è un valore cubico. Quando si divide per un giorno in linea, il numero rimane lo stesso, ma il valore cubico diventa un valore al quadrato. La radice quadrata ne determina il suo potenziale in linea. E il potenziale in linea, nelle 8 cifre decimali che sono arrotondate una in più nell'ottava cifra decimale, il che porta a un giorno intero per la presenza 00 delle ore, vediamo che il potenziale presenta come valore intero il 44, che, riferito al valore dell'energia 66 uguale romano, come a una valenza tridimensionale composta da 22 più 22 più 22, corrisponde ai 2/3 di romano, ossia di tutta l'energia. È quella di tipo paterno quando immaginiamo che il terzo che manca è il figlio. Virgola 9 indica che esiste interamente tutto il movimento nei 9 decimi, il movimento di un decimo. Quindi 9 indica la totalità del movimento del 113 che segue, e il 113 che segue, come vedete, è esattamente il 311 rovesciato, è esattamente come appare la data 113. Ho evidenziato sotto questa corrispondenza esatta con l'113. Poi seguono le 4 cifre, quelle che sono della realtà trascendente, spirituale, perché la prima che abbiamo visto è quella reale, che impone il 113 come reale. La seconda la impone a livello divino. E infatti vediamo che esiste tutta quanta l'energia 66 di Romano e per arrivare a 6.939 bisogna aggiungere esattamente 3 volte 113. Infatti, se fate il totale, vedete che il totale di 3 più 3 più 3 è 9, 1 più 1 più 1 è 3, 6 più 1 più 1 più 1 è 9, il 6 resta 6. Quindi la data di oggi presenta la realtà di un 113. E la realtà spirituale in tutta l'energia 66 di un 113 che è trino e che riguarda, per quanto riguarda me, il nome Romano Amodeo, il quinto nome Torquato, che vale da solo 113, mentre Romano Amodeo è 40, è 66 più 47 uguale 113. E infine l'ultimo dato è l'acronimo fatto a 2 cifre del nome di Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo, che è Ro An An Pa To Am, e il cui totale è il terzo 113. Quindi, come vedete, la data di oggi è tutta quanta giocata sul nome che ho io, reale in 113,
che sono i decimillesimi della realtà, e nei valori che sono quelli dei quattro che seguono la realtà, che è quella della realtà immaginaria o se volete divina e trascendente, allora lì esiste addirittura una terna di 113 da aggiungere al valore 66 intero del nome. Quindi questo è un indizio che con Romano Amodeo non c'entra nulla, ma c'entra esattamente con il valore lineare potenziale della data di oggi.